Arriva giugno e come ogni anno è tempo di WWDC, la Worldwide Developer Conference di Apple, ed è l'appuntamento tradizionale in cui la mela svela le nuove versioni dei sistemi operativi, quindi nuovo iOS per gli iPhone, iPadOS, WatchOS per l'Apple Watch e così via. Ma da un po' di tempo, insomma, ormai da diversi anni, WWDC significa anche un evento in cui può accadere davvero di tutto, insomma. Ci saranno ovviamente tutte le novità che ci si può aspettare, quindi nuovi Mac, probabilmente nuovi Mac di fascia alta con i chip M2 Max e M2 Ultra, un nuovo MacBook Air con un display più grande e con un chip più potente, e poi insomma c'è la cosa che tutti quanti stanno aspettando da un po', ovvero un visore per realtà virtuale ed aumentata. Come si chiamerà al momento non è noto, le ipotesi sono ovviamente tante, insomma, dalle più facili Apple Glass, richiamando i Google Glass ormai insomma trapassati qualche tempo fa, e Apple View, chi lo sa, non lo sappiamo. Quello che però si può già iniziare ad intuire, lavorando di ipotesi in realtà, perché finché non si vedrà non ne sapremo granché, è che questo dispositivo sarà tecnologicamente molto avanzato. È lecito aspettarsi qualcosa di abbastanza costoso, visto quello che ci sarà dentro. Sicuramente gli schermi saranno OLED, certamente avranno una grande luminosità, si parla di 5000 nits, e ovviamente la potenza di elaborazione sarà elevata. A questo punto non è chiaro se ci sarà dentro un chip della serie A o della serie M. Gli Apple Silicon, è probabile che ci sia un serie M. E quello che però si riesce a comporre da questo quadro di ipotesi è che questo visore sarà in grado di far girare in realtà aumentata le applicazioni per iPad. Significa sostanzialmente che un mondo digitale completamente fruibile, sia a livello di produttività che di intrattenimento, uscirà dallo schermo del tablet per arrivare direttamente negli occhi dell'utente. Come verrà alimentato e come funzionerà effettivamente è da vedere. Si ipotizza un pacco batterie da tenere in tasca e comunque un ingombro non eccessivo per l'utente per quello che riguarda il peso e le dimensioni da tenere in testa. Una domanda che giustamente ci si pone è: quanto potrà costare questo visore? Tanto o poco? Probabilmente la seconda che ho detto, perché effettivamente è qualcosa che si andrà a porre su un livello premium, sia per quello che riguarda il contenuto tecnologico del dispositivo, sia per quello che riguarda i materiali e la realizzazione, quindi qualcosa che si andrà a porre inevitabilmente nella fascia alta del mercato. Probabilmente non meno di 2000 dollari, c'è chi dice addirittura 3000, ma insomma è tutto da vedere. Quello di AirWare è un mercato che si sta espandendo negli ultimi tempi. L'ultimo arrivato tra i big player è Sony con la sua PSVR2, la realtà virtuale di PlayStation, che però funziona solo connesso direttamente a una PlayStation 5. Dopodiché, sul mercato, diciamo, il prodotto più importante e più diffuso è l'Oculus Quest 2 di Meta, Facebook, che può contare su un cospicuo numero di applicazioni e comunque mostra già tutte le reali potenzialità di un dispositivo del genere, mescolando in modo efficace la realtà reale, ovvero quella che percepiamo con gli occhi, con i sensi normali, e la realtà digitale che si va a sovrapporre. È possibile interagire con questi dispositivi, quindi non isolandoci completamente dal mondo, chiudendo dietro il visore, ma mantenendo un livello di fruizione della realtà reale attraverso la funzione appunto di trasparenza che tutti questi visori ormai hanno. Ma come sarà effettivamente questo visore Apple? Le ipotesi sono ormai tantissime, ne abbiamo viste già alcune in un precedente video, e tra rendering e ricostruzioni 3D ormai insomma c'è solo l'imbarazzo della scelta. Quello che è piuttosto chiaro è che la mela dovrebbe aver intrapreso un percorso di streamlining molto definito su questo tipo di dispositivo, proprio perché uno dei principali punti per il successo di un visore AR/VR è appunto l'usabilità e la praticità proprio nell'essere indossato. Da quello che si riesce a capire, sarà possibile interagire con le applicazioni, quindi sia con quelle di produttività, per la creatività, per il montaggio video addirittura, e per i giochi, semplicemente utilizzando le mani che verranno rilevate dalle telecamere del dispositivo come degli agenti interattivi. Insomma, queste nuove possibilità potranno aprire quello che fino adesso il mondo iOS è stato, ovvero un sistema operativo creato e pensato per uno schermo touch, ad una interattività più ampia e che si potrà addirittura proiettare in 3D. Anche iPadOS dovrebbe registrare degli aggiornamenti importanti. Sicuramente l'iPad sta diventando qualcosa di molto più vicino a uno strumento di produzione completa, vedi le ultime applicazioni creative, quindi Final Cut Pro e Logic. E allo stesso tempo, insomma, crescendo anche per quello che riguarda la sua funzione classica, ovvero quella di oggetto per consumare contenuti.
vedremo che cosa sarà, ma sicuramente insomma anche qui ci sarà un aggiornamento consistente. Si vocifera di aggiornamenti importanti anche per watchOS, ovvero il sistema operativo dell'Apple Watch, e anche qui insomma è tutto da vedere. Quello che si preannuncia però insomma è una rivisitazione piuttosto importante del piccolo sistema operativo, ma che in realtà è piuttosto grande perché permette ormai al Watch di svolgere attività di ogni tipo. Vi sapremo dire di più del visore Apple quando riusciremo a vederlo da vicino e quando soprattutto ne potremo testare le capacità reali in situazioni di vita quotidiana, insomma, sia per quello che riguarda le applicazioni professionali che quelle ludiche. Anche stavolta la WWDC sarà non soltanto un evento dedicato agli sviluppatori, ma qualcosa di più, insomma, più cicciotto, di più importante e soprattutto in questo specifico caso uno degli eventi Apple che passerà alla storia e probabilmente per quest'anno almeno importante tanto quanto quello tradizionale di lancio degli iPhone di settembre.